vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo con... Caspita! Signore, speriamo che sia opera tua, se no qui succederà un tale casino. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Ma com'è che piove, c'è il sole, nuvole passeggeri? Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Ehi, perfetto. Voglio una vita. Guardate un po' come sono fotogenico. Fa un po' vedere. Certo che è proprio la faccia. Ehi, famiglia Morelli in arrivo, corri, vai. Mi raccomando, Anita, cerca di stare bella fermina, se no vieni male come l'altra volta. Va bene. 2000 lire non sono uno scherzo. Chiudi bene. E sorridi, ragazzi, mi raccomando. Attenti al casino che nasce adesso. Oh, mamma mia. Fatto? Sì. Ha detto suor Teresa che se la foto viene bene, ti fa fare Santa Elisabetta alla recita. E così poi ne mandiamo una alla nonna. Sono così emozionata. Elisabetta, aiutaci tu, brutta sporcacciona di una schifosa! Aia! Ma cosa ho fatto, mamma? Che cosa hai fatto? Te lo dico io, andrai a finire all'inferno, brutta sporcacciona! Ah, ma adesso te ci penso io, sai, vedrai poi... Ma voi siete pazzi? Andarsene da casa è roba d'altri tempi. Finché mi reggono le palle, io da lì non mi muovo. Bisogna vedere quanto reggono le palle dei tuoi genitori, però. Bisogna vedere. Forse avete ragione voi. Sai che vi dico? Basta con questa noia, basta con le solite facce, basta con i soliti posti. Io mi riscrivo all'università. Prego. Anzi, vado subito a Bologna. Non sai, non ti muovere. Torniamo subito. Fate passare, per favore. Su, via, fate passare. Permesso? 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 Oh, oh, anche tu, fammi passare, dai. Oh, ecco qua. 53-54. Ma qui è tutto pieno, capo. Adesso ti faccio vedere io. 52-53-54-55-56-57. Ecco, quei due posti sono prenotati, quei due posti lì. Ma da chi? Da noi. C'è scritto anche fuori. Li scusi, non ci avevano fatto caso. È per questo che l'Italia va a rotoli, perché nessuno fa caso a niente. Avanti, su, alzatevi, belli. Il regolamento delle ferrovie dello Stato, articolo 17, paragrafo 5... dice, la prenotazione dei posti è di regola facoltativa. Comunque, la prenotazione garantisce il posto solo fino alla partenza del treno dalla stazione da cui è stata effettuata. E i posti prenotati devono essere contrassegnati... da appositi cartellini segna posto. Ce li ha lei i cartellini? Ma che cartellini e cartellini andate cercando? E allora senza cartellini non si può fare niente. No.
Mi scusi, mi tengo un momento questa creatura. E adesso basta, vi do esattamente 5 secondi per muovervi. O vi alzate subito o vi butto tutte e due fuori dal finestrino. 1, 2, 3, 4. Einen Moment, bitte. Niente violenza, per cortesia, grazie, grazie. Tu vieni qua vicino a me. Dammi le mappe. Certo che sono brutti tempi, eh? Eh sì, non c'è mica più religione. È proprio vero. Purtroppo. Ehi, Lazzaro, ma che fai? Esplodo. Ma che esplodo? La Madonna! Che sleppa! Che iella! Si è infortunato anche Graziani. Ma cosa hai fatto, sporcaccione? Che male! Lo scusi, signorina, è ancora un bambino. Ma, signorina, io non ho mica fatto niente, beh. Hai visto? Oh, porca miseria, come menano qua dentro. Un orologio svizzero. Hanno spaccato il secondo. Funziona sempre, eh? Sì, ma devo smettere di darle così forti. Mi sono rovinato la mano. Ehi, ma che gli succede a questa fascia da funerale oggi, eh? Boh. Mi domando che senso ha andare all'università. Nessuno. Diciamoci la verità, anche laureati resteremo dei falliti. Sei un fallito. Ma sì, dai, ammettiamolo. Quanti anni ancora credete che si possa andare avanti così? Un anno, due anni. E dopo cosa faremo? Che cosa stiamo costruendo noi? Niente. E che cosa racconteremo ai nostri figli? Le cazzate che abbiamo fatto da ragazzi, eh? No, io mi rifiuto. Ha ragione. Voi che cosa gli racconterete voi ai vostri figli, eh? Boh. E tu, cosa gli racconterai? Boh. Ma quando li fate i figli, se vi ammazzate di seghe dalla mattina alla sera? E poi, lui voleva costruire. E anche lui. Eppure lui. Ma che cazzo costruirete voi? Una società migliore, senza gli imbecilli come te. Io non ce la faccio più, non ho dormito. Corri, corri, miseria. Costruttori! Tiè! Aia! Anselmo, ma chi è morto? Il commendatore Brandolini. Ma chi, quel figlio di puttana dello strozzino? Proprio lui. Sì, il funerale. Peccato, era un vecchio così simpatico, strozzava la gente così bene. Chissà come si incazzerà lui che amava tanti funerali degli altri. A meno che non ci pensiamo noi a fargli un funerale un po' più allegro. Oh, ecco. Mi dispiace. Carissimo, bisogna rassegnarsi. Non me ne frega proprio niente. Fatti coraggio, caro, fatti coraggio. Ma questi chi sono? Che ne so? Che ce ne frega a noi? La prima volta che usciamo insieme mi porti a un funerale, ma non dovevamo andare in discoteca? Non preoccuparti, qui ci divertiremo ancora di più. Scusi, chi è morto? Il commendatore Brandolini. Ah, ma cosa siamo venuti a fare? In quest'ora tragica il mio sguardo si fissa con rinnovato senso di orrore su questo feretro, in cui gli occhi luminosi di un grande uomo si sono spenti per sempre. Di fronte al soffio gelido della morte, la chimerica costruzione dialettica mi si spezza tra le dita e si infrange come un castello di carta. Sul caval della morte amor cavalca, ci ricorda il poeta, e in questo mistero profondo della vita si annida anche il senso dell'annientamento.
per cui par che dalla vita rampolli la morte e viceversa dalla morte rinasca la vita. Che faccio, onorevole? Stringa, stringa, reverendo. Cosa dire allora alla nostra cara amica Elettra, donna di chiare virtù e oggi vedova inconsolabile? Che è una grande troia! Ma è Andrea, è vivo! Troia! E che se la fa con il mio miglior amico? L'avvocato! Ti presento l'avvocato Tamburano. Piacere. È vivo, è vivo! Ma allora è vivo? Sì, è vivo, è vivo! È vivo! È vivo, sepolto vivo, miracolo! Cornuto, ma vivo. Apriamo, apriamo! Fine della trasmissione. Il seguito al prossimo funerale. Si prende una carota, se ne taglia un pezzettino così. Piano, così, piano. E il gioco è fatto, tieni. Sei sicuro che non se ne accorgerà? Sono freschi questi pesciolini? Beh, sì. Guarda che ma faccia. Ma che fai? Lascia stare i miei pesci, ma lascia stare i miei pesci. Ma soccia. Buono. Lo sai che con l'aperitivo sono meglio i pesciolini che le olive? Credevo che mi volessi bene. Ma sì che ti voglio bene. E allora perché vuoi mandarmi a letto con altri? Ma su, sta calma. Non dovrai far niente. È una persona per bene. Vorrò solo conoscerti, parlarti. Sì, come quello dell'altra sera. Ho ancora i lividi, guarda. Ma sei pazza, vuoi farci arrestare? Meglio, così sarebbe finita. Eccolo, vai, vai. No, non ci voglio andare. E vai. Non sono una puttana. Su, vai. Se non si trova una soluzione al più presto possibile, sono cavoli. L'inverno è lungo e rischiamo davvero di morire di noia. Beh, potremmo... Niente. Potremmo niente. Potremmo adesso niente. Ai nostri scherzi non ci casca più nessuno. Ci conoscono tutti, ci siamo fatti il vuoto intorno. Ci vorrebbe solo della gente nuova. Ehi, e questa Rolls Royce chi sarà, eh? Ah, non lo sai chi è quello? Quel disgraziato che ha due barche da regata è il Comet 14, dove abbiamo fatto casino stanotte con Diego. Ah. Ragazzi, non aspettavamo pollastri nuovi. Pollastri. Beh, sono arrivati. Freschi freschi di giornata. Poi, ma Ciurma dov'è? Ma è così che cura le mie bacche. Adesso gli faccio un culo così. Ciao. Sto disgraziato. Diego! Diego! Le bacche favolose e guarda che equipaggio. Ma il tuo marinaio ha peso tutto il bucato. Sti figli di puttana. Che cos'è? Una barca da 300 milioni o un appartamento di Forcella? Guarda, Piana, con mal di testa. Io vi aspettavo domani mattina. Hai lavorato troppo? No, bevuto troppo. Sono contento. Io non ti pago per fare orge. E lo so, fosse troppo bello, uno fa le orge e poi ti pagano pure. No, miseria, tristezza, fredda e astinenza sessuale. Giusto. Senti, io ti caccio via. Ma non baziate su sta cosa, per carità, io tengo famiglia, Don Fernando. Almeno hai pensato all'equipaggio dell'Ovo Sodo? Sì, ci ho pensato, vedesse che meraviglia. Allora l'hai trovato? No, lo sapete, al nord nessuno vuole lavorare. Soltanto che ci ho pensato talmente intensamente, ma talmente intensamente che poi mi sono addormentato. E vedevo la barca che filava con tutte le sue vele. Andiamoci prima che l'ammazzi. Domattina alle 9 vuole iniziare gli allenamenti. Muovi il culo e vedi di trovare un equipaggio, altrimenti ti licenzio. Consideratelo già trovato, Don Fernando. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E ovvero che a Napoli abitavi in un basso, ma stavo più larga che su sta barca. Gesù che rottura queste divise uguali. Quando muore un re, sulle mie barche l'equipaggio deve essere tutto in lutto. E chi non l'avesse capito, questo è quel merdoso del conte.
quello, per fortuna non è ancora arrivato. Ma dico io, con questa nebbia dove andiamo? Con questa nebbia siamo qui. Non ti preoccupare che nella nebbia i lupi non ci troveranno, vedrai. Chi si umare, mo? No, questa è Milano, piazza del Duomo. Ehi tu, senti un po', hai mica visto passare una ragazza in minigonna con le calze rosse? No, l'unica ragazza che ho visto è la Madonnina lì sul Duomo. Che imbecille. Prego? Che imbecille. Grazie, non avevo capito. Vattene, vattene. Dai che finalmente uscì il sole, forza ragazzi, salpiamo. Sandita, vedete c'è ancora la nebbia. Dove andiamo? Disgraziato. Dove canta, andiamo? Canta, canta che ti passa la paura. Siete un violento, questa è la verità. Mi avete fatto male, Eminenza. Non mi volete più. Ancora, quando ce ne sono ancora? Vieni fuori, schiavo, vieni a tirare. Dai che ti licenzio, Forza, canta che ti passa, dai. Ehi ragazzi, ma qui lo scherzo dov'è? Stiamo lavorando come dei pazzi. Qui l'unico modo è affondargli la barca a questo. Intanto quelli non ci riprendono più. Lo scherzo, taci, lavora, pronti a virare, tira, pronti, dai, attento al doma, molla questa scorta, accidenti, dai giù, ma cazza, eccellente, scusa, non sono gli anni e vive, vive, mi fai perdere più cibo. Allora gliela affondiamo o no? Sarebbe un peccato, se l'avessimo noi una barca così. Metterei su una scuola charter, passerei l'inverno alle Bermude e l'estate nel Mediterraneo. Basta, ce l'hai detto mille volte, Giorgio. Oh, a me sta storia mi ha stufato, Però avete fatto bene a tenervi quella barca, Don Fennà, fila che è una bellezza. La barca leffe è ideale, Solo che per fermare, mo ci vuole permessi i cacci, perché l'ha mai sparato. Se non stai zitto, ti spara a te, deficiente. Barca leffe significa barca allenamento. Solo che non è un allenamento, chissà, sono loro che ci stanno fregando. A me non mi frega nessuno, carino. Prima della boia, ho già ripresi. Se così non fosse, vuol dire che buttavo a mare un po' di zavorra. Indovina un po' chi è la zavorra qui? La sciurma. Bravo. E questa chi è? Sarà qualche altra sgallettata di Fernando. Mi dispiace deluderti, ma non sono una sgallettata di Fernando, per il semplice fatto che non so chi è Fernando. Fernando, il padrone di questa barca. E noi siamo il suo più grande equipaggio. Come ti chiami? Karin. Sto visitando l'Italia, ma non posso permettermi degli alberghi. Dormo dove capita. Però parli bene italiano. Comunque io abito in via Verdi 32 e se ti capita... Petino! Lo sai che non ti butto in mare perché non voglio inquinarlo, forza! Intanto tira su a Spinnaker. Com'è si dice? Tira su a Spinnaker! Per piacere! Ehi, hanno alzato lo Spinnaker, tiralo fuori! Che tiro fuori? Lo Spinnaker non c'è, che ne so io? Ma come non c'è? Però avete visto lo Spinnaker come va bene ora? Hai visto che c'ho sempre ragione? A mezzi sleali. Sai nuotare? Certo che so nuotare, perché me lo chiedi? Fernando è un gentiluomo, vedrete che la ripescherà. Dai, andiamo Esther Williams, buon bagno di sera, bel tempo si fate? Spera. Forza. Lasciatemi! Hai detto che sai nuotare? No, fermi! Forza. Don Fernando, hanno buttato qualcosa in mare. Uomo in mare! Uè, donna in mare! Può essere uno fommanello, non lo so. Allora mi fermo. Pronti per la manovra di salvataggio! Tutti ai propri posti! Avanti, miei podi! Povera signorina, chissà che freddo che ha preso. Che sì. Volete fare? Sono bravi ragazzi, sono buoni assassini, ma sono anche cori. Sono buoni. Quella, Fernando di Santa Silica. Karin, Karin Bauer. Germanica? Sì. È qui in vacanza? Sì. Senta, Cava, non può essere indiscreto, ma che cosa ci faceva nella mia barca? Io? Non sarà forse amica di quei quattro delinquenti, no. Eh? È che ho litigato con mia madre e sono scappata dall'albergo senza documenti né soldi. E così mi sono trovata a dormire su un posto a caso. L'ovo sodo? Sì, mi dispiace. Non fa niente. Lei vacanza all'Abermes? Sì, come lo sa? È l'unica aperta di questa stagione. Senta, lei è impegnata stasera? Dipende. Vuol venire a cena con me? Dove? Oh, al paradiso, naturalmente. Ah,
Se posso, ma senza impegno. Via, scemo. Grazie, troppo gentile. Oh, c'è molto freddo, via. Ora le faccio un massaggio cinese e stava meglio, vedrà. Permesso, permesso. Io ti vado via. Tu sei direttamente responsabile. Io? Qui che ci faccio niente. Sono stato costretto. Faccio chiudere la cassa del mezzogiorno. Forza, Brut. Occhio, ragazzi, arrivano i lupi di mare con la tedesca. Ah, eccoli qua. Immediatamente qualcosa di caldo per la naufraga. Ciuma. Sì, eccellenza. Non chiamarmi eccellenza e dammi del tu. Sì, eccellenza. Tu, scemo. Siete dei delinquenti. Quando si naviga sulle mie barche, si è soprattutto dei galantuomini. Cosa avete gettato in mare? Tu cosa hai gettato? Io niente, tu? Io niente. E tu? Abbi il coraggio delle tue azioni, io ti ho visto gettare, tu hai gettato. È vero, due lattine di birra ho gettato. Visto? E lei che cos'è? Una lattina di birra tedesca? Quella. Ma chi l'ha mai vista? Ma voi la conoscete? E io ti pare che gettavo a mare una lattina di birra così. Scusa, ma te che ti frega? Basta! Sapete cosa significa quella divisa? No. No. Neanch'io. Comunque siete licenziati e sei licenziato anche tu che li hai assunti. Visto, li ho messi a posto, sai. Signor Tu, senta. Demente. Prego. Demente a me. Ma si ho fatto una giocata perfetta. E chi sono demente io? E sono demente io. Certo che qui il demente ci sta. E chi sarà? Chi sa? Lo sa? Certo qua. Ciumma, ce l'hanno con me. Dipende, sono licenziato. Riassunto. Allora ce l'hanno con me, maestà. La possono avere solo con me. Torno fra due minuti, aspettami qui, non muoverti, eh? Buongiorno signorina, desidera? Un po' di tutto, devo rinnovare il guardaroba. Faccio presto. Ha qualcosa di carino da farmi vedere? Di tutto signorina. No, non mi piace. Bellissimo. Ok? Suo padre ha veramente buon gusto, signorina. Non è mio padre, mi mantiene e basta. Ah. Paghiamo tutto con carte di credito. Intanto porti i pacchi alla macchina. Al mio amicino non piace stare al chiuso. Va bene. La ringrazio per i consigli. Grazie a te. Coccolino mio, cosa fai, brutto porco? Chi è quella? Ma non lo so, cara, è la prima volta che la vedo. Oh, se ti ha baciato, eh? A me? Oh sì, senti bene, vuoi farmi passare per cretina? Dottore, ecco i vestiti della signorina. Ma quali vestiti? Quale signorina? Veramente la signorina... Cretina, non ti posso lasciare un momento solo che ti metti a fare il maiale con tutte. Monta in macchina, che a casa facciamo i conti, sai. Quale maiale? Ce l'ho visto per la prima volta adesso. Non ho per i maroni, dai mo. Non fare il volgare o ti mando a letto senza cena. Dottore, e i vestiti chi li paga? E un momento. I vestiti. Dottore, si fermi. Dottore. Cari, fermati. Cari. Cristo.
Ciao, dov'è il ristorante Paradiso? Il Paradiso è la figa, non è un ristorante! Me lo ricordo io! Mi sono rotto ad aspettare, secondo me non vieni. Perderesti dei bei punti. Viene, viene, io non mi sbaglio mai. E poi le ho salvato la vita. Non venisse, e se non viene paghi tu la cena. Io? Sì, tu. Ma perché proprio io? Buonasera. Il tavolo del conte di Santa Silica. Si accomodi. Grazie. Eccola, visto? Sai qual è l'unico tuo difetto? L'infallibilità. Siamo umani, eh? Ecco, vedi? Gli va sempre bene. Salve, scusate il ritardo, ma mia madre non voleva lasciarmi uscire. Sono molto contento che abbia cambiato idea. Lei è Kevin, loro sono dei miei amici, ciao. Disgraziati. Ciao. Mi sfruttano tutti qui. Carino il tuo vestito. Ah sì, grazie. Ci avevo fatto un pensierino anch'io, ma poi ho visto il prezzo. Cosa vuoi, a me quando piace una cosa entro e la prendo. Vi mando subito il cameriere. Vada, vada. Ma non avevano detto che questo locale era frequentato bene? I tempi sono proprio cambiati. Una volta gettavi un rifiuto in mare e al massimo ti ritornava a riva. Adesso li ritrovi nei ristoranti. È la vita. E tale abitudine a navigare che ormai sento puzza di ciurma dappertutto. Conosci il peso specifico della cipolla? Ma che cazzo dici? Non importa, dovrebbe funzionare lo stesso. Ancora un altro po', grazie. Basta così, grazie. Moltacci! Poverino. Beh, facciamo gli spiritosi? E tu non ridere. Ho una gran voglia di spaccare la faccia a qualcuno. Magari! Fermi! State seduti! È giusto accettare le provocazioni, ma quando ne vale la pena. Qui non è proprio il caso, no? Giusto. Dimostriamogli che siamo superiori. Oscar? Subito, signor Conte! Questa zuppa di cipolla è un po' cruda. Ma cosa è successo? Niente, niente, so io. Puccio? Pulire subito, immediatamente, per cortesia. Subito un'altra porzione. Non importa. Porti pure i bolliti. Mi raccomando, per me solo lingua. Immediatamente, signor Conte. Ecco qui il vino. Grazie. Allora non li trovi simpatici? Ma no. Sono contento che sei d'accordo. Il signor Conte lo servo io. Qui a Pinocchio i funghi avvelenati, eh? Guardate che lingua! Resterete senza parole. Che schifo! Madonna, che schifo! Ma io ti ammazzo! Ma cosa c'entro io? Mi scusi, non ho nessuna giustificazione. Non importa, non è colpa sua, ho capito benissimo. Digestivo e conto! Glielo porto subito. Ho perso il miglior cliente. I ragazzi, i patti erano chiari, eh? Adesso bisogna che qualcuno vada a recuperare la dentiera di mia nonna, che se quella se ne accorge succede un casino della Madonna. Mi tocca masticare per lei tutta la vita. Non ti preoccupare, ci penserò io a recuperarla, so dove i camerieri tengono la spazzatura. Fermi ragazzi, mi è venuta un'idea. Guardate qua. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Io adoro le noci. No, Karin, devi venire. Basta. Ora tu devi sapere che io... Quando ci vuole... Che sleppa. Ah, anche tu qui. Uè, ma che è successo? Mi è scoppiato un mal di denti. Non è stata una gran serata, eh? Beh, io tutto sommato mi sono divertita. Io per niente, anzi. Com'è che ci siamo fermati qui?
Come? Ah, siamo fermi. Sì, mio caro, siamo fermi. Vogliamo almeno trovare una conclusione migliore? Se ho capito bene, non mi sembra un granché, eh? Come fai a saperlo? Nessuna si è mai lamentata, sai. Senti, Fernando, a modo tuo mi sei simpatico. Sì. Perché vuoi rovinare tutto? Uè, sì, ma io non voglio rovinare proprio niente, sai. Aspetta! Devo dirti tante cose, dai. E io una sola, porta il mio albergo, ho sonno. Possiamo dormire anche qui, questo è meglio di un letto matrimoniale. Ci sono tutte le comodità. Cuscotti radica, sedili in pelle, 18 canali di stereofonia, dai. Finiscila. Oh, dai, non fare la ragazzina. E tu non fare il cafone. Cafone a me. Ma se ti ho pure salvato la vita. T'ho pagato la cena, uè. Dai, amore. M'hai fatto male. E allora? Fuori! Vai subito fuori da questa macchina! Con molto piacere. Sovina, ho rovinato per sempre. Beh? Uè, ti, niente scherzi! Ciao, caro. Porca miseria! Oh, madonna! T'ha sveggiato! Non t'ha fatto male, non piangere, non fai così! Miseria. Beh? Scusa, mi dai una mano? Piano, eh? Ma guardatelo, anche la protettrice! Tieni! Accidenti, queste stupidi! Ma che ti è successo? Nulla, mi hanno scaricato. E tu? Che ci fai tutta sola, di notte? Io sono stata scaricata da una macchina. Perché? Perché non ci stavo. A me invece perché ci stavo. Ci avevi promesso i soldi! Sentili questi marinai, ora chiedono soldi, invece prima non ti dico. Oh, ma io ormai l'ho capito, sa. Roba vecchia e 5.000 in tasca. Ma se lo sai, perché ci vai? Bimba mia, come sei ingenua. L'amore è una cosa meravigliosa. Guarda che se non te ne vai ti ammazziamo. Sono pronto, come nuovo, si va? Andiamo. Eca, vattene, Rocio. Di un po', tu che fai? Io? Studio. Brava, e sei qui in vacanza? Beh, più o meno. Vengo da Berlino. Come sono i ragazzi lì? Non so, non ho tempo per pensarci. Io invece non ho tempo per pensare ad altro. Beh, io sono arrivato. Ah, abiti lì? Io sono Karin, Karin Bauer. E io Fiorenzo. Ciao. Ciao, Karin. Ciao. Ehi! Sì? Senti un po', tu ce l'hai da dormire? Sì, certo. Andiamo, va. È una bella stanza. Ma guarda che io faccio il cameriere. Senti, sei sicuro che non ci dicono niente? Se stai zittina, no. Andiamo. Ok. Buonanotte, Enrico. Buonanotte, Fiorenzo. Via. Secondo te è possibile che abbia visto Fiorenzo che si portava una donna in camera? Fiorenzo con una donna? Ma quante grappe ti sei fatto stasera? Quattro, perché? Sei colpi di pugnale. Perfetto. Fantastico. Adesso mi sento molto meglio. Perché sei scappata? Come? Ti ho chiesto perché sei scappata. Dico, una che dice di essere in vacanza e ha solo 12.000 lire nel borsellino, che dice di chiamarsi Karin Bauer e invece si chiama Hostick. E alla foto di uno che ha sfondato la testa, ha
Qualcosa scappa, no? Mi hai guardato nella borsa, eh? E certo che ho guardato, non sono mica un mago. Bauer è il nome di mia madre. Sì, è vero, sono scappata. Lui, quello della foto, gli volevo bene. Sembrava un bravo ragazzo, mi aveva detto che mi amava. Aveva tanti amici importanti. Troppi amici. Ha cominciato a presentarmeli, capisci? Prima uno, poi un altro. E voleva che io ci andassi a letto. Qualche volta ho dovuto andarci, altrimenti lui mi lasciava. Così sono scappata. Non voglio diventare una puttana. Dai, vieni a letto. Grazie. Certo che formiamo una bella coppia noi due. Niente scherzi, eh? Grazie. E di che? Così finalmente potrò dire anch'io di essere andato a letto con una donna. Buonanotte. Buonanotte. Papà, hai visto le chiavi della mia macchina? Eh? Ma che faccia che hai? Da quanto tempo non dormi? Ho lavorato tutta la notte. Straordinario. Aspetta un minuto. Lei? Due carte. Una avevo e due. Avevo chiesto le... Aspetta. Tu? Una. Una. Tu non hai giocato. Sì. Io? Servito. È qui che io ho sbagliato. E tu hai perso la macchina. Prendi la moto. Ma se l'hai persa il mese scorso, la moto, papà. È vero. Famiglia Giacobazzi. Bella partita. Io, 3Q. Giacobazzi, un gran culo. Amen. Sì, Horstig, dovrebbe essere arrivato un vaglia per me dalla Germania. No, signorina, non è arrivato niente. Senta, ma io devo... Le dico di no, per favore, mi lasci lavorare. Avanti il prossimo. Ma guarda chi ci vede, è proprio piccolo il mondo, eh? Mi scusi, credo proprio di non conoscerla. Cosa sta progettando oggi? Una rapina alle poste? Ma insomma, mi lasci in pace. No! Vigile, vigile! Ma... La vedi questa signorina? Mi lasci! È una ladra! E tra l'altro mi ha messo nei pasticci con mia moglie. Quest'uomo è pazzo, io non l'ho mai visto in vita mia. Manteniamo la calma e spiegatemi tutto. Venga con me alla boutique Oscar e le spiegheranno tutto loro. Va bene, andiamo. Che succede? Succede che questa signorina... Ciao cara. Tanto ciao. Per cominciare una signora, visto che è mia moglie. C'era pure una signora, ma ce non togli che ieri alla boutique di Oscar... Ma insomma, mi vuol dire che cosa è successo? Lei che è una persona seria. Lui dice che la signora l'ha messo in un guaio con la moglie. E ha fatto bene. Così si impara a dar fastidio alle ragazze sole. È vero, cara, che ti dava noia? Sì, certo. Io? Visto? E poi lo guardi in faccia. Ce l'ha scritto. È un depravato. Il classico vecchio insomma. Maiale di mezza età che importuna la gente per bene. Ma io ti denuncio, sai? Pure? Bravo! Parisci prima che perda la pazienza. E lei vigili, lascia andare via così? E non farti più vedere in giro. Altrimenti ti spacco la faccia e ti cambio anche i connotati. Perché l'occhio nero non basta, puttana Eva. Lasci stare. Domenica ti porterò sul lago. Vedrai sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare. Si può sapere che volevano quelli? No, niente domande. Posso fartela io invece una domanda? No, niente domande. Ma tu fai sempre così? Così come? Un giorno mi butti in acqua come se fossi una latina vuota e un altro giorno mi salvi. Ma allora eri davvero nei guai? Te l'ho detto, niente domande. Ok, ma se sapevo dove stavi ti venivo a cercare. Volevi chiedermi scusa? Ma guarda, cari, non ce l'avevamo con te. Ma con lo stronzo di Fernando dovevamo batterlo a tutti i costi. E poi l'hai detto tu che sapevi nuotare. Sì, ma lo sai quanto era fredda l'acqua? E se mi prendeva un crampo? Se Fernando non mi vedeva? E se era un figlio di puttana come voi e non si fermava? Niente domande. Fai, tieni qua, smonta, devi smontarlo, non sì. Usarlo. Giù, giù, giù. Ma quando scappa, scappa. Forza, forza, ragazzi, è una vita che aspetto questo momento. Così è un momento. Finalmente sto cesso di merda se ne va. Prepara i tavoli tu. Ah, a proposito, dai un paio di birre a questi ragazzi. Subito, dottore. Sì. Prendo il bastone e torno. Inversione di marcia?
Ma lo sai che non mi entra più la chiave qua? E riprovaci! E tu chi sei? Maria Addolorata da Orgosolo. Eppure questa è casa mia qua. Che c'è? Cosa vuoi? Sono Faletti, il figlio del proprietario. E io sono Cosci, un nuovo proprietario, e questa è la mia signora. Piacere di conoscerla. Porca puttana! Ma pure nel continente siamo conosciuti, tanto valeva restare no, a casa. Non dicevo la signora veramente, pensavo io una no, cosa. No, 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 lei ha ragione, questa è una troia. C'è una troia, lei. Ma che è successo? Quel disgraziato di mio padre si è giocato anche la casa. Walter, Walter! Ah, eccolo là, guarda. Ma papà, anche la casa che mi aveva lasciato la mamma. Tre assi! Dove dormo stanotte io? Dove? Non lo so, ma tre assi io! Sì, tre assi. Aspetta, aspetta. Lui chiede due carte. Quell'altro fa due carte. Quello fa parola. Quell'altro fa 5 milioni. Io un asso. Due assi. Oh, oh, oh. Tre assi. Tre assi? Esatto. Non l'avrei giocata la casa con tre assi. No, Vuoi vedere la tua stanza? Comoda la mia stanza? Comodissima, spaziosa. Dormi sopra o sotto? Ecco, perfetto. Occhiali. Sciarpa. Cappello. Così sei a posto? Mi sembra giusto. Oh, buongiorno. Lei è seduto dove c'era quel maledetto monumento, eh? Adesso è tutta un'altra cosa, no? Bene. Usci. Ragazze, siete mie ospiti. Offro io. Bene? Ok. Ragazzi, tutto a posto? E chi me l'arrivo? Ehi, ma dove l'hai rubato questo cane? Dentro la villa, sta a fare la guardia. Ma è un cane da cieco questo? Come no? Non c'era un cazzo manco lui. Oh, il bastone, tieni. Dai, vestiamo lui adesso, che è tardi, dai. Guardate che ho rimediato. Vedi, vestimo sto cane. Ma sei sicuro che è un cane da cieco questo? Sì. Vai, Argo, portami al solito posto. Sai dov'è, no? Siamo arrivati, Argo. È qui? È qui? È un povero cieco. Bisogna avere pazienza. Sarà, ma più che cieco sembra un bel porcellone. Attenzione, attenzione! Miracolo! Miracolo! Io vedo! Lo vedi, eh? Lo do io! La vedo brutta! Questo c'entro io! Mi avete rubato tutto! Eccellenza tu, accomodatevi, prego. Prego, siamo tutti dietro, tutti? Avanti, prego. Anche tu, capo. Posto. Portate gli amici e bevono una cosa. Signor, prego. Tira giù questo. Avanti. Ecco, qui davanti. Avanti. Prego. Comandante. Oh, signor Conte, l'accompagno al tavolo. Prego. Non mi togliete di mezzo. Ci penso io. Avanti, qui più avanti c'è posto. Favorite. Sono il cameriere del pizza. Hai visto chi c'è? Guarda un po' chi c'è. Ci penso io. Andiamo a ballare? E va bene. Di che segno sei? Toro. Fantastico, ascendente? Toro. Due tori in uno, la mia combinazione preferita. Pensa, io sono gemelli, ascendente, gemelli. Quattro personalità in uno. E questa è la tua più virile, immagino, eh? Spiritoso, a te nessuno ha chiesto niente. E beh, certamente. Tu, ma dove vai? A roccaggiare. Vieni qua, disgraziato. Questo è il mio Louis. Non è vero. Adesso si sente qua. Va bene, me lo giuri? Senti, allora possiamo fare quello. Che schifo. E tu puoi venire in barca con me, vedrai che poi ti diverti, te lo giuro, sai? Ma che fai? Te sporco, sporco, sono pagato per le pulizie. Deficit! Ti fa
Sono già abbastanza questa, sai. Disgraziato. Questo perché sono troppo democratico, amore. Sai adesso che faccio? Chiamo il cameriere, gli allungo un centone e ti fa sabotare un occhio. Gli vuoi dare la carotina? Se vuoi preferisci il bastone, guarda un po' te, eh. Ciao. Long drink. Che schifo. Pazza. Sta impazzendo per te. L'hai vista come ti inseguiva? Che dici? Ci credo. Ma l'hai vista ballare? Ho vista, sì. Mi piace pure. E allora, forza. Ma che gli dico? Come cosa le dici? Ascoltami. Tu ti avvicini. La guardi. La fissi negli occhi e le dici: vuoi una Coca-Cola? Ripeti un po'. Ah, guardi. La fisso negli occhi e le dico: vuoi una Coca-Cola? Perfetto. Vai. Vado? Vai. Ah, guarda. La fisso negli occhi e gli dico: vuoi una Coca-Cola? È quella lo schizzo. Ah, guarda. La fisso negli occhi. Ma la vuoi una Coca-Cola? No. È peggio per te. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Come sono stronzo! Double fuss. Stasera chi tocca? Mamma che belva! Stasera le prendo tutte e le distruggo. Hai distrutto l'ultimo esemplare dell'uccello dalle piume di cristallo! Diego! Vieni con me, avanti! Giuro che ti ricevo! Ma che alta sta danza, eh? Non mi toccare! No, va, va! Ok, adesso basta. Forza ragazzi, andiamo! Perché? Ma ora vengo! E vai! Una bella scherzottata potrebbe anche essere una soluzione, ma gli unici alimenti ci sarebbero il padrone del locale e la mia giacca. Che direste di spostare la battaglia in mare, eh? Una sfida! Una bella sfida all'ultima via. Certo, tu con la barca e noi a nuoto. E se vi offrissi l'uovo sodo? Anche per la regata. Anche per la regata. D'accordo. Niente scherzi. Domani mattina al circolo nautico. Forza, andiamo ragazzi. Ecco addio. Questi ci hanno fregato. Pronti a vivare? Torniamo in porto. Ah, allora ti arrendi. Vai, ciurma. Ci hanno fregato. Io ho già vinto, appena il porto vedrai che accoglienza di un frale gli preparo. Quale recondita trama tessete, don Fernando? Vedrai.
Guardate, tornano in porto, si ritirano. Lupi di mare, arrivederci. Costa, costa! Siamo i più forti! Ehi, com'è che Fernando è tornato prima? Il vigliaccone si è ritirato! Abbiamo la barca per la regata! È nostra! La barca è nostra! È nostra! Sono loro, quelli con le tute gialle. Sono già arrivati. Mani in alto e scendete. Siete tutti in arresto. In arresto? E perché? Noi? Ma non abbiamo fatto niente. Come no? Furto aggravato. Sbrigatevi. Circolare, circolare, forza! Altro, domandate, fermi. A noi? Sì, a voi. In giro? Sono amici vostri quelli? E chi conosce? Chiamali. Forza, circolare, forza. Sì, sì, subito, subito. Guarda un po' questo. Quale furto? Abbiamo diritto ad una spiegazione. Certamente, ve la darà il commissario. Nunzio, portali alla centrale. Forza, avanti, camminare. Guarda se lì sotto c'è qualcuno ancora. Vi siete appropriati di una barca non vostra. Stia seduto. Come non detto? Ragioniamo. E anche lei, stia seduto. Ma commissario... Stia seduto anche lei. Vede, signor commissario, noi volevamo... Stia seduto. E lei si tolga il cappello. Questi non li reggo più. Forse disturbiamo. E allora ce ne andiamo. Subito. State seduti. Sa che sei arrabbiato. E adesso una cerchiamo di riepilogare. Questa è l'idea un po' confusa. Ma sarà commissario. Mi faranno diventare matto. Der commissario. Oh, oh, oh. E adesso basta. Basta, basta, lasciatemi passare. Devo parlare col commissario. Ma dove vai? E lei mi tolga le mani di dosso. Ma chi te tu? Scusi, mi era sembrato. E tu chi sei? Eccellenza, si è fatta giustizia. Non sono eccellenza. Eminenza. Non sono eminenza. Vuoi che ci diamo del tu? E io ti arresto. E lei arresterebbe la verità. Io sono la bocca e la verità. Rivedersi, vogliono qua, rivedersi. Sono innocenti. Quello, rispetto parlando, è stato il figlio e entrò a Chiron Fernando. Prima ha dato la barca e poi ha fatto lo struzzo. Ma io non ti capisco. E io mi spiego meglio. Lo zio di Don Fernando ha costruito un riore tre anni a Napoli. Allora ora poi ti ha fatto un capricetto, voleva la barca. E vabbè, figlio della barca. Poco fa, voleva la barca, figlio della barca. Uolo pronto, uolo pronto. E ora gli ho capito, ho capito. Ah, hai capito. Mi sono carcerata per colpa vostra, mamma mora! E piantala, sono due giorni che va avanti con questa lagna. Se tua mamma proprio deve morire, dille di sbrigarsi. Ah, pure? Che schifo questo pomodoro. Non possiamo mica stare due giorni senza fare scherzi, ci rimettiamo la faccia. A furia di farsi scherzi, mi fai di pigliare l'ergastolo a me. Ma sei sicuro che se la bevono? La bevono, la bevono! Vai, Dario, vai! Aiuto, secondino, aiuto, la uccidono, aiuto! Che succede? Oddio mio, che succede? Ma con questo l'hanno ammazzato, con questo! Con questo! Con questo, guardi! Oddio! Assassino! 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 Che è successo? Nome? So innocente! No! No, si credine veramente! Due ergastole, senza attenuanti generiche. Eccomi. Allora? Come ti è andata? Li ho fatti rilasciare. Ho detto solo che si trattava di uno stupido equivoco. Io sono troppo buono. È vero, sei molto generoso. L'unico che non perdono è quel disgraziato di Ciurma. Per i ragazzi mi basta che abbiano capito a che parte è giusto stare, eh? Sono sicura che l'hanno capito. Soprattutto che tu abbia capito a che parte è giusto stare. Hm? Non parte più. La marcia. Alla nostra salvatrice Hip Hip Hurra! Ma come diavolo hai fatto a convincere quel figlio di puttana a ritirare la denuncia? Semplice, gli ho detto che ero pazza di lui e stasera ho accettato di andare sulla sua barca per un appuntamento romantico. Champagne e caviale, naturalmente. Ma era proprio necessario? Forse non sarà necessario, ma può essere molto divertente. Ai 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 ai, spiritoso. Geloso il ragazzo. Gelosissimo, l'otello della Romagna. Pensavo che dopo lo scherzo che vi ha fatto, Fernando si meritasse una bella lezione. E se vi viene in mente un'occasione migliore di questa? Vedi, è stata un'esperienza mostruosa. Come dire, come stare in galera, va. Ma perché, in dove sei stato? In galera, vabbè, ma che c'entra? E poi penso di fare un memoriale, le mie prigioni. Guarda che già sarà scritto. E vabbè, allora facciamo errore giudiziario. Sarà un successore, un best seller. Se faremo anche un merchandise. E che roba? Le magliette stampate sopra, no?
Ah, allora dopo me ne da una. Vabbè, se ne avanza qualcuno. Ecco qui, ecco qui. Fernando? Sì? Che ore sono? Le 10. La moquette. Vabbè, non fa niente. Tutta fortuna a noi. Alla bella serata. Dio, ti sei fatto miseria, male? Vada. No, no, niente, niente. Mi dai un bacino, mi passo il male. Senti, che ore sono? Allo stesso ora di prima, ma che è sta mania dell'ora? Prima devo dirti una cosa molto importante. Alt! Vadica. Ah. Ecco, ecco. Senti. Sentiamo. Dai, Stefano, andiamo. Non guardar me, prenditela con loro. Ragazzi, dai, andiamo. Ma aspetta, calma. Che fretta calma. C'è? Calma. Ma come che fretta c'è? Karin ci aspetta. Lo so, ma è tardi, fa freddo. Forse io preferisco io rimanere qui a mangiare. Io ho voglia di una birra. E tu, Dario? Ma io vorrei una Coca-Cola e un toast. Una Coca-Cola, un toast anche per me che ho fame. E tu, Giorgio? Io niente, basta che vi muovete. Che palle. Vergine. Brava. È ancora vergine. Ma per me non è un problema. Come? No, aspetta, adesso capisci, sì, vero? Sì, ho tutto. Ho avuto un'educazione molto cattolica. Eccitante. E poi ho promesso a mia madre che sarei andata a letto con l'uomo che mi avrebbe sposata. Ah! Vabbè, in questo caso... vuol dire che ti sposerò dopo. Come? No, aspetta, che ore sono? È l'ora giusta. No! Cristo, vi volete muovere o no? Ma scusa, non capisci? Così possiamo fare due scherzi in uno. Come? Ragiona, il primo scherzo è per Karin, che le tocca con Fernando, e se permetti è un bello scherzo. Il secondo lo facciamo a lui, perfetto, no? Siete due luridi, senza un minimo di rispetto per niente e per nessuno. Tu chi sei, Madre Teresa di Calcutta? Io almeno un minimo di riconoscenza per chi mi aiuta ce l'ho, ma fate come cacchio volete, io me ne vado. Ma non dire stronzate, lo scherzo l'abbiamo fatto no, a te, andiamo, su. Vengo. Ehi, Padre Pio, aspetta! Vengo anch'io, vengo anch'io! Ehi, ti stavamo prendendo in giro! Volevamo solo provocarti! Ti sei innamorato, eh? Io? Ma di chi mi sono innamorato? Lo diciamo tu! Dai, che facciamo tardi! Non saprà nessuno, io sono gentiluomo! No, ti ho detto di no, stai fermo! Scusa, l'uomo di tu, ma io ho anche un gran cecchio alla testa! Basta, non ne posso più! Maledetta, anche sta cerniera! Mi stai fermando tutto! Fermi tutti, questo è un sequestro! Chi siete? Poca Fernando puttana. Di Santa Silica! È lui! Che razza di gentiluomo! Non fare il cretino! Guardate se per i soldi c'è un errore, io non c'ho una lira! In Italia, ma in Svizzera! Ma che in Svizzera? Non c'è più niente, tutto sequestrato, tutto ipotecato, anche la barca! Lo dicevo proprio adesso alla signorina, è vero che ti dicevo che sono rovinato? Sì, è così. Visto? E guarda! Fermo! Certamente non ce ne andremo di qui a mani vuote! Facciamolo fuori! No, vi prego, ragazzi, qualsiasi cosa, ma la vita no! Bella questa barca. Chissà quanto l'avrà pagata. È un po' carina. Perché non gliela sfasciamo? No, ho un'idea migliore. Ecco, bravo. Facciamo come con l'ultimo che non ha pagato. Giusto? Sì. Mi sembra un'ottima idea. Sì. Avanti, tira giù i pantaloni. No, non posso. Hai ipotecato anche quello? No, sono vergine. Vorrà dire che ti sposerò. Non abbiamo tempo da perdere. No, ragazzi, scusate. C'è un'altra cosa che non sapete. Che cosa? Dai, parla. Scusi, glielo posso dire un orecchio? No. Sono cattolico e a fare queste cose si va all'inferno. Sai quanto ce ne frega? In galera ci siamo fatti anche il cappellano. Complimenti. Mettetelo in posizione, voglio essere io il primo. Calma, ragazzi, calma. Ma che siete ciechi? È possibile che non vi accorgiate che c'è di meglio di me? La signorina è carina. Brutto, porco, schifoso. Però, non ha mica tutti torti il merdosello. E va bene, amico, tu vieni con noi. Dove mi portate? Non ti preoccupare, bambola. E dopo toccherà anche a te. E la madonna, siete proprio satanati. Tu resta qua con lui e fagli tagliare i pantaloni. Ci penso io a lui, non vi preoccupate. Fermo dove sei. Hai sentito? Giù i pantaloni. Per piacere. Giù i pantaloni! Subito, subito. Non è facile. Giù! Vai, Stella. Se stai zitta non sentirai niente! Vai. Madonna mia. Ma stanno squattando! Sai in galera come erano chiamati? I fascisti. Perché picchiano? No, perché ce l'hanno a manganello. Ho capito. Giù i pantaloni! Fa freddo! E dopo toccherà anche a me, sei proprio una sventolona! Fa male, no! Così no! Vai, Stefano, corri! Calma, calma, non essere impaziente.
Sta tranquillo. Serve qualcos'altro? Ah. Scusi. Guardate che cosa ho preso, ragazzi. Ah, sì? Dovreste vedere la faccia di Fernando. Se la sta letteralmente facendo sotto. E con queste cose cosa dovreste farci? Sporcaccioni. Assassini! Scusi, non è possibile un compromesso? Zitto, merdosello. Più compromesso di così? Ho scritto nell'oroscopo. Seolata disastrosa. Stai zitto, zitto. Allora, lei è a posto. Magari un po' strapazzata, ma fatta. E adesso tocca a lui. Accomodati. Prego, cominciati. Prego, dopo di te. Dai. Ok, mettiti in posizione, carino. Siamo solo in tre. Prima facciamo e meglio è. Mi sento mancare. Guardate cosa ho trovato. E che ci vuoi fare? Adesso vedrai. Spostati. Una tragedia. Sarebbe potuta diventare una vera tragedia, per fortuna. Appena ho capito le loro intenzioni, ho fatto finta di assecondarli. Poi ne ho disarmato uno e ho avuto la situazione in pugno. Che coraggio. No, non esageriamo, solo un po' di sangue freddo. Presenza di spirito, ecco, direi. Vedi? Brava. In queste situazioni la cosa più importante è essere sempre presenti a se stessi. Oh, mi raccomando, parlo per prima io, eh? Ok. Meglio così, signor non poteva Conte, andare. Ci sono due persone e poi saremo noi. Buongiorno a tutti. Ciao, Fernando. Oh, carissima, come stai, piccola? La mia dolce compagna di disavventura. Come ti senti? Benissimo. Tu piuttosto? Anch'io, grazie. Dobbiamo farti vedere una cosa. Che cos'è? Giorgio. E voilà. Conservò il titolo, ma perse la virtù. Ti piace? I ragazzi si occupano di posta. Temo che vogliano finanziamento, vero? Cosa avete intenzione di fare con questa roba? Per ora ne abbiamo fatte stampare soltanto 100 copie da affiggere in città. Ma tra un giorno? Saranno pronte anche quelle per Roma. Milano. Napoli. Bologna. Torino. E anche Genova. Genova? Però. Ho capito. È uno sporco ricatto. Ma voi non sapete con chi avete a che fare, ragazzi. Ma sia chiaro. Qualsiasi cosa vogliate da me, io non ho problemi. Vi do tutto, di più di tutto. Ma no, Fernando, tutto un po' troppo. Non è troppo, non è troppo. Io sono pronto a darvi qualsiasi cosa, anche di più di qualsiasi cosa, purché non mi rovidiate. Ho avuto l'esaurimento nervoso. Sono anche iscritto a Rotary Club, all'Azione Cattolica, mi cacceranno. E poi cosa dirà mia zia? Calma, Fernando. A noi occorre solo la barca per la regata. Solo? Peccato. Guarda, sei anche fotogenico. Dici? Fa un po' vedere. Osteria numero 7. Parabonsi, bonsi, bo. Il salame piace a fette. Parabonsi, bonsi, bo. A Fernando Casostrano il salame piace sano. Dammela a me, biondina, dammela a me, bionda. Osteria numero 9. Parabonsi, bonsi, bo. Don Fernando fa le prove. Parabonsi, bonsi, bo. Lui va in barca sull'Isonzo per vedere quanto è stronzo. Dammela a me, biondina, dammela a me, bionda. Ban fregato il barcone, parabonsi, bonsi, bo. Ban lasciato il cartellone, parabonsi, bonsi, bo. E mo come la fa la regata? Porca miseria, se non ci avessero fregato la barca, avremmo vinto la regata, avremmo un bel po' di soldi, quindi la smetteremmo di fare gli scemi e via Caraibi. Si potrebbe chiedere aiuto a tuo padre. Sfotti, sfotti, intanto ieri ha rivinto la casa e anche un albergo. Anche a me piacerebbe vincere la regata. Potremmo andare da mio padre per vedere se può far qualcosa per noi. Sì, eh? E perché no? Passo. Duemila piadine. Passo. Due ore di ballo lento con lei. Duemila piadine, più 25 margherite, più 5 calzoni, 54 quattro stagioni e un vasetto di acciughe. Così com'è tutta intera. Nuda o vestita? Reggipetto e mutandine. Vedo! Scusate. Scusa, papà, avrei bisogno di te. Sto perdendo.
Immagina se ci potevo contare. Comunque non preoccuparti. Vabbè, va. Sai bene fuori. Che tuo padre non è mai tornato a con casa. Con lui non c'è niente da fare. In mutande. Hai visto quella? Che roba, eh? Mamma mia, me la farei al volo. Sta zitto, che perde tutto, vincesse almeno quella. Otto ciambelle di salvataggio. Enciclopedia Flora e Fauna del Mediterraneo. Gli uccelli, 8 volumi. Quattro bagnini. Una vita di risparmi di mia suocera. Tutti gli ombreloni e i mosconi del mio bagno. Il libretto al portatore della mia donna di servizio. Gioco pesante. I gomoni dei bolognesi e windsurf dei milanesi. Anche il wind? Tutto quello che ho. Tomo. Ormai mettiamoci l'anima in pace e diciamo addio alla regata. Ma come? Ci arrendiamo così? E che altro possiamo fare? Ma senza lotta e fatica che divertimento c'è a ottenere le cose? Un rimedio ci sarà, no? È giusto. Solo alla morte non c'è il rimedio, eh? E poi avete parlato tanto di questa regata che adesso ci tengo anch'io. L'ho capito. Ma senza una barca non si può fare la regata, a meno che non vogliamo farla a nuoto. Quella non è una barca. Sì, sì. E quello non è mio padre. Sì, sì. Papà, papà, vai vivo, vai. Mamma. Papà, fermati. Che la barca va, lasciamola andare. Aria avanti tutta. Oggi c'è poco vento. Ma guarda che cosa mi va a capitare. Papà, papà. Walter, guarda un po'. Tre donne e due re. Quell'altro full di jack. Guarda cosa mi è toccato vincere. Beh, ti è andata bene questa volta, hai vinto una barca. Come mi è andata bene? Che ci faccio? Il corsaro nero. Soffro già il mal di mare. Sei tu che lo soffri, non io. Ma cosa sei, a nuoto? Aspetta, ti butto una cima. Ora arriva anche l'ancora. Esatto, ma guarda questo, guarda. Ragazzi, secondo me abbiamo esagerato. A forza di togliere i pezzi vecchi c'è rimasto solo ma lo scafo. Guarda Stefano che era necessario. Questa barca avrà vinto sì tante regate, ma chissà quando. Infatti, tecnicamente è superata, mi spiego. Certo che adesso dovremmo riarmarla completamente questa. Facile a dirsi. E difficile a farsi. Uffa ragazzi, e che ci arrendiamo un'altra volta? E che ci vuole? Bulbo e timone. Albero. Le vele. Accessori vari. Tendine di organza e due piantine grasse. Io già la vedo. Oh, sarà, ma io non vedo niente. Totale 25 milioni. Siamo alle solite, non c'è niente da fare. Ti arrendi? E allora io me ne vado. Aspetta, fammi almeno finire, no? Volevo dire che quando sei in difficoltà i problemi vanno affrontati uno alla volta. Io direi di iniziare dalle vele. Va bene così? Sì. Dai, andiamo, svelti, dai. Forza. Vai. Dai. Adesso, dai, dai. Presto, presto. Vai. Adesso, dai, presto, svelti. Vai, vai. Siamo costretti ad interrompere la trasmissione per annunciarvi che è stato segnalato l'atterraggio di un oggetto volante non identificato nelle campagne circostanti. Sembra che dall'astronave siano scese orde di minacciosi e tremendi extraterrestri. Come? Un sacco di extraterrestri incazzati. Extraterrestri dal CAS! Sei tu, fanfanicchio, che inventi sempre questi numeri, eh? L'importante è che la gente non pensi alla squadra mobile. Come? Alla scala mobile, pardon. E allora inventate sempre qualche balla, così il popolo lo prende sempre in quel posto. Ma a me te non mi freghi, perché io li ho qui, i miei alleati. Con questi qui vado tranquillo. Trebbiano e Sangiovese. Vamo là. Chiunque avvisti uno degli extraterrestri non deve tentare in nessun modo di attaccarlo. Sono pericolosissimi. Ma che fai, Spud? Io devo ricominciare. Oh, oh, fermati un momento. Non posso. Oh, radio, fermati. Mi dispiace, ma non posso. Se avete una torcia elettrica, prendetela. Cosa devo fare io? Devi prendere una torcia elettrica.
una torcia. Io devo andare in giro con un affare così? Sì. Per tutta la notte tenerla ferma contro un essere che non so chi sia? E certo. Ma voi siete matti? No. In modo di termini, maleducato. E io cambio stazione. E chi se ne frega? Come? Come ha detto? E stai attento a come parli se non vuoi guai. No, io dico quello che mi pare. Perché noi siamo di famiglia. Ha capito? E basta. Fine comunicato. Che imbecille. Ben. Oh, non mi era mai capitato di litigare con la radio. Ma me l'hai fatti proprio girare. Socia, ragazzi. Adesso vado a fare il mio giro. Mi dispiace di lasciarvi. State buone. Trebbiano e Sangiovese. Mi fate ridere. Dov'è? Ma cosa vogliono darmi di intendere a me? A me che sono guardiano qui dentro? Parlare extraterrestri, turnominestri? Ma è tutta roba da ridere, puletica e fanfani. È tutto pronto? Forza, andate al magazzino delle vele. Non c'è tempo da perdere, svelti. Al magazzino delle vele. Hai tutto? Sì, la roba sta tutto cassotto. Nascondiamoci. Sono pronto. Se credono di farmi paura si sbagliano. Bamo, chi è? Cosa c'è? Beh, ma chi è? Cosa succede qui dentro? Dito lì che lo accendi o lo spegni, mi vuoi far capire delle cose. Io non ho studiato, ma secondo me è il tuo linguaggio. Tu capisci quello che dico io? Sì. Cosa vi piace a voi la superaria? Donne. Donne. E poi? Vino. Uela. Anche il vino? Ma allora sei dei miei tu. Non siamo poi mica tanto distanti. E poi cosa ti piace? Dillo un po' a me, che non lo dico a nessuno. Meno lavoro, più soldi. Più soldi? Beh, ma Laura ti un compagno. A che punto siete, ragazzi? Che stai a fare qui? Sono venuto a darvi una mano. E di là come va? Lo sta tenendo a bada Diego. Comunque sbrighiamoci. Guarda com'è bella. Ci crede, giallo rossa. Senti, io non so dalle tue parti, ma c'è un limite al terrore qui da noi. È già 5 ore che tengo sta lampadina come un imbecille. Mi sono stancato. E tu hai proprio ragione. A cominciare a sforzare sta luce. Paolo, fammi c'è sto monumento che non ne pozzi più. Aiuto! Socio, come sei brutto. Casa. Ma guarda su scemo, guarda. Ma perché sono napoletani svene? Ci vorrebbe bene morta a chi lo combatte. Con l'ulta del Resis si divertiva a lampadino, po. Permesso? Permesso? Buongiorno. 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 Buongiorno, scusi il titolare, per favore. Ragioniere. Sì, cosa c'è? Ragioniere titolare? Sì, sono io. Ragioniere titolare, le presenti. Buongiorno, dovremmo controllare tutti i liberi contabili inerenti all'attività. Ma guardi che è tutto a posto. No, le assicuro. Redditi, dichiarazioni. Abbiamo già dato, guardi. Lei ha un ufficio? Le assicuro che i libri sono a posto. Se ce lo giuro. Guardi, se vuole... Non faccia resistenza alla fiamma, non faccia resistenza alla fiamma che porto sul cappello. Si accomodi. Non quadra. Non quadra. Non quadra. E non quadra. Ma c'ha tutto in mano il commercialista, cosa ne so io? Non quadra. Non quadra. Non quadra. E quattro non quadra. Ma dove li ha portati tutti questi soldi, ragioniere titolare? Spinelli, ragioniere Spinelli. Ah, droga. Non peggiori la sua situazione con gli Spinelli. Ma non peggioro, ma cosa devo peggiorare? Più peggio di così, ma figuriamoci. Allora, cucù, cucù, la patria Guglielmo Tell, tic-tac, tic-tac, Repubblica Federale Svizzera. Ma che cosa dici? Ma io ho rubato tutta la vita, ho lavorato tutta la vita per i miei figli, la mia famiglia, ma insomma, ma mi sì. Faccia piacere. Che taggiari, a me mi sta antipatico che su cuore e sa bene morto. Però per mo ci serve viva. Che cosa ne facciamo? Qui sequestriamo tutto. Tutto? Tutto no. Ho detto tutto. Tutto, tutto, tutto. Per la Madonna Santa. Un albero? Un alberello.
Un albero? Uno ma bua. Ma sì, va, un albero solo. Un albero è qualcosina. Un ancora. Albero svizzero di 11,75 m, una bussola, giubbotti salvagente, strumentazione vento. Albero svizzero con tangone e spinnaker. 6 winch, scotte spi, un winch drizza spi, serbatoio acqua, serbatoio nafta. Procediamo? Procediamo. D'accordo. Squadra sequestro, procedere! 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 Ecco la nostra valente squadra sequestro. Prego, prego, rapidi, rapidi ragazzi. Che cuore. Oddio, ecco, oddio, ecco, oddio, oddio, lo sento male. È svenuto. Lei per favore. Sì, dai, sì, lei. Lo attacchi all'attacca parte. Abbiamo dimenticato niente qui? No, niente, niente. Dopo, prego. Dai, andiamo. Possiamo andare? Andiamo. Possiamo andare? Vada, vada. Anche quello. Vadi, vadi. Chi va vuole bene, va vadi. Bene, anche quello. Chi non vuole, mandi. Richiamoci. Aspetta, aspetta, meglio che ho cadato. Ecco. Preco. Preco. Ecco, fatto. Scusi, ma qui al coperto non si fuma. Preco. Forza, ragazzi, veloci. Preco. La fonderia ci fa credito solo sulla fusione. Però il metallo lo devo mettere noi. E il bulbo? Tutto lavoro inutile. La barca senza bulbo si rovescia. Un momento, mi è venuta un'idea. Diego, non ti sarei mica messo a pensare anche tu adesso. Vabbè, pure io sono meravigliato, ma mi è capitato e la dico. Tuo padre è il comandante dei vigili? Sì. E allora vai a pigliare le chiavi del deposito dei vigili urbani. Ah, non ci penso proprio. Prego! Niente, niente, scherzavo. Ho già cambiato idea, vado. Vengo anch'io! Senti un po', ma che fine hanno fatto i pesci qua sopra? Ma di quali pesci parli? Come quali pesci? Tira fuori i pesci! Adesso li prendo. Ah. Poverini. Li avevo messi in fresco. Buoni. Ho finito, come scendono? Circolare, circolare. Notte giorno al servizio del cittadino. Muoversi, muoversi. Andiamo per la comunità, facili ci passa. Non creare borghi. Ma cosa succede? Riassestamento urbanistico e ristrutturazione monumenti, vero? Aspetto che abbiamo ossidrica. Calma, calma. Io devo andare a casa. Stiamo lavorando per voi, signore, stia calmo, vada, vada. Ma qui ci dobbiamo sbrigare, divise, autogru, ma io non dico... Non ti preoccupare, abbiamo finito. Ma facciamo presto, dai, metti in moto. Mio padre, ci bloccate tutto. Tutti. Fermi tutti. Fermo lì lei. Halt. Vai sotto con la gru. Avanti, avanti gru. Avanti la gru. Ma non è possibile. Era qui da 30 anni. Io non ci credo. Per me l'hanno rubato. Per farne che? Boh, ma che è successo? Ma come, non vede, non c'è più il cavallo. Questa era una statua. Il primo cavallo a partecipare a una regata. Ma l'avete vista la faccia che hanno fatto i fonditori quando gli abbiamo portato il cavallo? Un bulbo chiamato cavallo. Ma io gli ho lasciato la mia bicicletta nuova di appena 10 anni. Comunque, se vinciamo la regata, il cavallo tornerà al suo posto. So io come fare. Ragazzi, adesso dovremmo fare un bel brindisi, perciò recuperiamo gli altri e facciamoci una bella mangiata. Sì, io ci sto. I promessi sposi dove vanno? E lasciali andare, è l'amore. Scusa, ma chi paga? Dettagli. Che meraviglia stare sotto il sole. Sentirsi come un vivo. Io quando mi metto in testa una cosa riesco sempre ad ottenerla. Ed è tutto merito tuo. Voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti. E strano non ho più voglia di pescare. Facciamo una regata, ci compriamo una barca più grande, sì. E organizziamo tanti viaggi charter ai Caraibi. Non fare troppi castelli in aria, eh? Ma quali castelli in aria? Io ho progettato tutto. Io, te, il sole, il mare e tanti turisti americani che ci portano i soldi. Io sono convinto che amare significa anche tentare di capire una persona, di accettarla così com'è. Ci si ama nella misura in cui ci si capisce. Spaghetti alla mare di club, risotto alla fragola, risotto alla pescatore, fettuccine alla crema di scampi, risotto al curry, tortellini alla panna, spaghetti alla... Va bene. Va bene cosa? Va bene. Va bene tutto. Hai detto una cosa bellissima. L'hai letta da qualche parte? Ma no, ci mancherebbe altro. Certi pensieri a me vengono così, spontanei. Aspetta, com'era? Non mi ricordo, com'era? L'amore è una cosa che si capisce. L'amore. L'amore è una cosa che... La misura dell'amore. L'amore è nella misura in cui... A me queste cose vengono spontanee, ma altrettanto spontaneamente me le dimentico. Thank you.
risotto, tagliatelle, tortellini. Ma chi l'ha ordinata tutta questa roba? Lei. Ma io, ma quando e con che la pago? Con un po' sdatato? Guardi che io non ho la lira, ma avete come fa? Appetito, ragazzi. Salute. Andiamo, la vacanza è finita. Ma tu chi sei? Ma come ti permetti? Stai calmino, ti conviene stare calmo e tieni giù le mani. Lasciami! Giorgio! Giorgio, lascia che ti spieghi. Io devo andare con lui. Ma cosa succede, amore? Chi è quello? Ascoltami, è meglio così e purtroppo non possiamo farci niente. E poi ti ricordi i nostri patti? Niente domande, no? Hai sentito, bello? Dai. Ascoltami bene, Pivello. Non sono abituato a litigare nei locali. Ho un nome qui in città. Se vuoi, andiamo fuori. Dove vuoi e quando vuoi. Io sono pronto. Va bene. Dopo di te, Pivello. E dai, vieni. Fatti sotto, vediamo chi è il pivello di noi due. Forza, forza! Lasciatemi, figliacchi! Scemo! E non ti basta ancora, eh? Oh, sistemato. E adesso andiamo a prendere lei. Ma hai ancora fame? È una fame atavica la mia. Madonna, è incredibile. No, capisci, io ho speso 30.000 lire per l'organza. Che qualcosa mi devi fare anche tu. Oh, ecco Cappuccetto Rosso. Ma hai già un figlio, Ciccio. Ma l'hai fatto in provetta per caso? Oh, raga, non scherziamo, eh. Questo è il servizio informazione in missione 00... Quanti anni c'hai? 005. A rapporto. Bevi, bevi. Ma che schifo è sta roba? Ma ci vuoi dire che t'ha detto? Ha detto che stanno a pista Giorgio al ristorante la lasagna, dai! Ragazzi, Vediamo, questo è il mio momento, il momento di Rambo. Aia, porca miseria! Buoni sti pesci. Hai fatto bene a cambiarli. Questi sono più freschi. Ciao. Mo che siano buoni veramente. Per questa volta ti è andata bene. Che schifo. Resis, George, stiamo per al ristorante. Stiamo trasendo, George, ci mangiamo. Scendiamo tutti quanti, andiamo voi a Nanzi. Eccolo, allora io sono sempre primo. Ma dai, non fa storie. Io non ho mai pensato a farti fare quello che credi tu. In fondo si è trattato solo di un malinteso, andiamo. Scusi, signore, è lei che ha ordinato la peperonata? Certo. Oh, dai, Karin, presto, presto, scappa! Ordine al comune! Pulire la merda! Guarda un po' là! Aio! Ma che fai, non ti fido? Lascia a me che di merda me ne intendo. Senti che puzza! Pronto, polizia, correte alla lasagnetta, c'è una rissa! Uè, ma che casino, ragazzi! Primo funzionario! Ma che sei matto? No, non l'ho fatto apposta! L'ho fatto apposta, ma mi sono sbagliato! Ma hai fatto male, ma hai fatto! Non ti sbattere troppo, perché poi per calmarti ci fai sudare. Inizi il processo politico al verme. Verme sarai te. Non aggravare la tua posizione, rispondi solo sì o no alle domande. Sì. Ha detto sì o no? No. Aspetta le domande. No, i capelli no, no, i capelli no. Arrivederci e buona permanenza. Grazie, molto gentile. Vuoi levarmi il portafoglio? A destra o a sinistra? A sinistra. Grazie. Aia! Ma si cattivo proprio! Hai trovato? Ha fatto antirabbia! No! Per verme non ha fatto l'antirabbia! Ah!
Oh. Così tanto. Coi remi non vale. Perché pesava troppo, se no zimmeravamo anche con la barca. Non immaginavo che fossi così forte, però. Sono cintura nera. Ma se l'hai sempre prese da tutti. Che vuoi, io sono contro la violenza. Ma quando ci vuole, ci vuole. Che fai, mi fai male? Brutto maschio al sole, ma becca di questo, becca di questa culo, ti amo. Madonna, che forza che ho. Che fai, devo rialzare. Vieni, brutto filpaccione maschio al sole, vieni. Carota invincibile. Grazie per il portafoglio. Ci si rivede quando esci di galera. Truffatore! Carogna! Senti che parla! No, non mi lasciate! Fregatemi almeno le mani! Tutta colpa delle donne! Vieni, cintura nera, corri! Arrivo, eh! Forza, Fiorenzo, dai! Dai, corri! Dai. Aspetta! Abbiamo fatto un bel lavoro, eh? Speriamo non succeda un'altra volta. Io non sono molto portato per i lavori manuali. Mamma mia, giunta! Quasi un milione! Mamma mia, trascende! Fermi tutti, mani in alto! Avete visto? 5 minuti che ho chiamato la polizia è arrivata. Voglio fare uno shampoo con lo champagne. Sì, sono andata a letto con gente che mi pagava e allora... E allora sei una puttana! Sì, e io ti odio! E io ti voglio bene lo stesso. Anch'io. E da domani si cambia vita. Dobbiamo cominciare a costruire. Costruire che cosa? Castelli in aria, no? Ti voglio bene. Siamo i primi ad arrivare, a quest'ora non c'è nessuno. La barca sia perfettamente a posto. Giorgio? Giorgio, guarda un po' qua. E la barca? Dov'è? L'hanno portata via un'ora fa. Ma come? Hanno rubato anche questa. A me mi ha detto che era il padrone. Mi dispiace, ragazzi. E ci credo. Non abbiamo più la barca, dico, non so. Aspettate un attimo. Walter, ma che è successo? Poker d'assi. Aveva un poker d'assi servito. E porca puttana, non è andato a scontrarsi con una scala reale. Quel pazzo di tuo padre si è giocato la barca. Sì, ma ha avuto una sfiga terribile. Ha giocato con uno che non conosceva. Dice che un culo così, in vita sua, non l'aveva mai visto. Datemi delle lamette. Esagerato, non vorrai svenarti per così poco adesso, no, dai. No, voglio tagliare le palle a tuo padre. La partenza della regata avverrà tra 45 minuti circa. L'equipaggio del Karin è pregato di presentarsi immediatamente in capitaneria per comunicazioni urgenti. Dici non borto, mica di un'imbabba. Ma che razza di scherzo è? Oh, raga, mi sa che vessano a più per culo. Ecco, ci mancava solo Fernando. E adesso quel disgraziato che vuole. Avete sentito l'annuncio? Avete 5 minuti di tempo per presentarvi. O addio regata. Ma allora vuol dire che sei tu. Non sono un gran giocatore, ma se bavo non mi batte nessuno. Hai barato per non farci fare la regata. Ma che dici? Adesso la barca è vostra. Wow, via! Almeno quel disgraziato del padre non la potrà più perdere. Allora, vi volete sbrigare? Datemi almeno la soddisfazione di battervi, no? Grazie. Grazie. Gli regalo le barche, questi me ho pure, porca. Don Fernando, allora gli avete regalato la barca, a me? Ti riassumo. Grazie. Porta pure l'amico tuo, così apriamo uno zoo. Posso vincere la regata con questo. Ti faccio guardiano e tu fai uzzo. È difficile. No.